tutti ragazzi nel secondo episodio della serie FIFA 17 hashtag match Manchester United contro Chelsea. José Mourinho contro il suo passato e il presente che si chiama Antonio Conte. Sono qui per il secondo match di questa serie, come vi ho detto già all'inizio di questo video. Eccolo qui, c'è Fellaini, Pogba, Elgenò non è ancora arrivato, non c'è, quindi di conseguenza il mercato è aggiornato ad oggi, il mercato è aggiornato al giorno 4 agosto. Quindi ragazzi, qui troviamo Zlatan Ibrahimovic contro Cesc Fabregas, il numero nuovo, numero 9 dello United contro il numero 4 del Chelsea. Eccolo qui Zlatan, approdato al Manchester United a parametro zero, mentre qui troviamo Cesc Fabregas con Willian. Eccola qui, questa è la mia rosa, io utilizzerò il Manchester United. Vedete in porta c'è De Gea, Darmian, Smalling, Bailey, Shaw, Schneiderlin, Fellaini, Mkhitaryan, Martial, Rooney e Ibrahimovic. Questo invece è il Chelsea con Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Kanté, Matic, Willian, Fabregas, Hazard e nuovo arrivato Batshuayi. Questi sono invece quelli che trovate in panchina, ma guardatelo ancora qui, è lui con quel baffo spavaldo, e invece lui con quei capelli, anche lui spavaldi, così ribelli, capelli ribelli per Batshuayi e baffi spavaldi per Zlatan Ibrahimovic, che dice state calmi, il dio è arrivato, sono qua, e tutti quelli del Chelsea esultano a caso anche per Ibra. Partiamo subito con l'arbitro e Jonathan Moss, ma parte il Chelsea di Antonio Conte. Sono pronto con Zlatan Ibrahimovic per marcare stretto questo Chelsea. Vi ricordo come al solito coloro che arrivano qui a lamentarsi e non guardano il video, cioè non guardano la intro. Questo è FIFA 16, scusate, questo FIFA 16 un po' così, detto un po' così. Dicevo, questo è FIFA 16 con le rose di FIFA 17, con il mercato aggiornato al 4 di agosto 2016, nel pieno del mercato estivo. Tra poco il Manchester e insieme anche il Chelsea inizieranno la Premier League, e sono qua pronto per farvi vedere come potrà essere Rooney, comunque ve l'ho detto di FIFA 16, perché molti dicono ma tu hai scritto FIFA 17, FIFA 17 match è il nome della serie, non che sia FIFA 17. Babbo di cialla, attenzione, Mkhitaryan non riesce a passare, qui c'è Willian, il numero 22 del Chelsea, perde il pallone, riparto con Bailey. Occhio perché qua c'è il corridoio per Martial, Ibra non riesce a passare, numeri per lui, vediamo con Martial, niente da fare, riparte il Chelsea con Kanté che arriva dal Leicester, fresco campione di Premier. Attenzione Batshuayi, il nuovo arrivato dal Marsiglia, il numero 23 del Chelsea, si avvicina, vediamo adesso il cross, fuori gioco di Fabregas. Riparto dal fondo con De Gea, Bailey, vediamo adesso con Fellaini che ha una capigliatura ragazzi da fare invidia a tutti, perché tutti vogliono avere la capigliatura di Fellaini, io lo so anche se non lo dite è così. Attenzione, Ibrahimovic, numeri. Che cosa fai? Ibra, che cosa fai? Non è possibile che Ibra mi sbagli una bicicletta in questo modo. Non si fa. Numero che non va. Qua c'è il cross, spazzata dalla difesa dello United. Qua Martial sbaglia tutto. Riparte Kanté, numero 7. Attenzione Willian, non ce la fa. Fellaini mette un cerotto a questa difesa un po' deboluccia, diciamoci un po' le cose come stanno, un po' deboluccia la difesa dello United. Willian, numero per Fabregas, ancora Willian, mannaggia. Tra l'altro ho urlato prima del gol, ragazzi, me lo aspettavo già. Quando scavalca così il difensore non riesce a prendere l'attaccante, e quasi all'80% è rete. E rivediamo qua il replay con Fabregas, un tocco sopraffino di Willian che scavalca Martial, non era neanche il difensore, era Martial che era tornato in difesa, non c'era la difesa. Tira e va a rete per l'1-0 Willian. Ma ripartiamo con Wayne Rooney.
Adesso, vediamo adesso cosa posso fare con Wayne Rooney. Sempre in spallata il nostro grandissimo Rooney, capitano dello United. Vediamo adesso cosa fa il Chelsea. La passa dietro a Terry, John Terry per Ivanovic. Il passaggio per Willian sulla faccia di destra. In mezzo Fabregas cerca di impostare l'azione. Il trequartista di questo Chelsea che gioca attualmente con un 4-2-3-1 speculare rispetto alla formazione di José Mourinho e molto probabilmente potrebbe anche giocare con il 3-5-2 marchio di fabbrica di Antonio Conte. Vediamo adesso Wayne Rooney, Schneiderlin, vedo il corridoio, attenzione c'è Martial di prima, è un complotto, scappa via Martial, il numero 11 dallo United, maglia soffiata da tra l'altro Ibrahimovic perché Martial aveva la numero 9. E ragazzi, bene così, qua un bel passaggio filtrante di Schneiderlin. Uno scavetto per Courtois che non ci arriva. 1-1 United contro Chelsea. Bene così, bene bene. Mi piace questa sfida. Spero piaccia anche a tutti voi. Se vi piace questa sfida mettete un bel like, un bel mi piace. Vi voglio ricordare che tutti i match, o meglio, per scegliere chi utilizzare, chi posso utilizzare nei match, come è successo qua con lo United, dovete mettere mi piace alla pagina Facebook P Quadro. Intanto con Ibra cerco di salire. Ibra, numeri per lui. Possesso palle importante per Ibrahimovic che la passa a Rooney. Tira di prima intenzione e viene deviata da Kanté. Dicevo, mettete mi piace alla pagina P Quadro su Facebook. Il link è qui sotto in descrizione, così potrete scegliere chi utilizzerò nel prossimo match della serie FIFA 17 hashtag match. Ancora Mkhitaryan dalla bandierina, vediamo adesso Schneiderlin in tiro, la parata, mamma mia. Vabbè ragazzi, però questo qua è proprio un complotto. Questo è proprio un complotto, come direbbe Conte, è un complotto. Antonio, era fuori gioco Antonio. Vabbè, ti è andata bene Antonio. Qua, prostituzione intellettuale, ragazzi, prostituzione intellettuale, non ce n'è, vabbè. Allora, cerco di prendere questo pallone, riparte il Chelsea con Azpilicueta, il numero 28 di questo Chelsea, attenzione perché c'è Ivanovic. Dall'altra parte, ancora qua, cambiano fascia continuamente qua Matic per Azpilicueta che sale, ragazzi, come sale? Azpilicueta, ancora lui, qua Darmian prende il pallone, dai Darmian, spazziamola via. Darmian perde il pallone, molto pericoloso. Ancora Azpilicueta contro tutti. Ma cos'è Messi? Attenzione Azpilicueta. Ma no, ha pure segnato. Incredibile ragazzi, vi voglio ricordare che gioco a livello leggenda. È per questo che succedono queste cose. E di conseguenza mi va a segnare così Azpilicueta in una maniera veramente... Sono rimasto allibito. Belli numeri. Ha scartato tutti i giocatori dello United e ha anche segnato. Va bene, in vantaggio il Chelsea e va bene così. Dai, sono pronto per contrattaccare. Ancora, Rooney con Zlatan Ibrahimovic. Rooney, numeri per lui. Cerco di far avanzare un po' di gente che non sale. Una squadra piuttosto lenta quella dello United. Sono molto fisici e lenti. Ecco, lo erano l'anno scorso, lo sono ancora di più quest'anno. Intanto c'è il giallo qui per Fabregas. E a questo punto utilizzerei lui. L'uomo delle punizioni a 200 km orari, Zlatan Ibrahimovic. Vediamo se riesco a mandarla vicino almeno alla porta. Dai che il tiro va! Niente da fare. Non entra. E l'autore della rete, Azpilicueta, si vanta. Così, si vanta. Attenzione, vediamo adesso cosa succede con Wayne Rooney, Schneiderlin, il passaggio in mezzo per Zlatan Ibrahimovic. Vediamo adesso con Schneiderlin, sale il Manchester United, il passaggio sulla destra per Mkhitaryan. In mezzo, colpo di testa, Zlatan Ibrahimovic, la rete di Zlatan, il numero 9, va in rete e fa il pesce fuor d'acqua come esultanza, 2-2 e qua ritorniamo in pareggio. Bella la sbucata di Mkhitaryan, un cross giusto, preciso, telefonato per Zlatan Ibrahimovic che l'appoggia lievemente e Courtois non ci arriva. 2-2 dello United e siamo al 40° minuto di gioco.
Riparte qui il Chelsea con Matic in mezzo, ancora un 1-2 Matic per Batshuayi, sbaglia qui, non ci arriva, riparte lo United, vediamo adesso con Wayne Rooney. Rooney sbaglia qui, Rooney, ma riesce a prendere ancora il pallone, anzi no, c'è Fabregas, Matic per Hazard, Hazard un po' in ombra in questa partita, Fellaini per Darmian, Wayne Rooney, il passaggio per Zlatan Ibrahimovic contro tutti, Zlatan il passaggio per Schneiderlin, ancora lui in possesso palla, Schneiderlin, numeri, vediamo di far salire un po' di giocatori. Allora qua Fellaini per Zlatan Ibrahimovic, ragazzi mi si è attorcigliata la lingua, e vediamo adesso, niente da fare, comunque c'è, diciamo che mi sto abituando, c'è lo United, c'è, attenzione Mkhitaryan da solo, Mkhitaryan il cross, rigore al 45esimo, ragazzi, rigore al 45esimo, stavo dicendo, mi sto trovando bene con lo United, e qui Azpilicueta va a stendere Mkhitaryan, che riesce a prendere un pallone con forza, ma ragazzi qua che errore, che grande errore da parte dell'autore della seconda rete del Chelsea. E adesso dal dischetto c'è Wayne Rooney contro Courtois, Wayne Rooney sulla sinistra rete, 3-2 dello United, che bel match, colpi di Rooney, ragazzi, colpi di Rooney, bene così, ci portiamo in vantaggio in questo primo tempo, e sottolineo il fatto delle tre reti dello United, delle due del Chelsea, quindi 5 reti addirittura in questo primo tempo. Bello, mi piace questo match. Riparte il Chelsea con questo ricalcio d'inizio, Matic il passaggio qui, e finisce il primo tempo, ma iniziamo subito. Andiamo subito al secondo tempo e siamo noi a battere il calcio d'inizio di questo secondo tempo. E qua con Wayne Rooney cerco di fare qualcosa, un po' di numeri. Attenzione perché Rooney qua stava per perdere il pallone. Ancora Rooney, sì, qua lo perde. E riparte il Chelsea. Dai Rooney, dai così, bravo. Ragazzi, come spalleggia Rooney è una cosa devastante. Una ruspa da fare invidia a Salvini. Se Salvini conosce Rooney diventano migliori amici, mamma mia. Attenzione, qua c'è Azpilicueta, Ivanovic, il passaggio per Willian, Ivanovic, ancora lui in possesso palle al centro della difesa, c'è Kail per Azpilicueta, cerco di marcarlo stretto, rimane in piedi e il passaggio è lungo, è molto teso. Attenzione perché c'è Fabregas, Willian, il passaggio per Ivanovic qui sulla fascia di destra, Ivanovic ancora lui, c'è Willian il cross deviato da Smalling, riparto ma c'è il Chelsea in possesso palla, qui Matic e Kanté si impossessano del centrocampo, mamma mia che parata, Hazard non ci arriva, e quindi c'è il calcio d'angolo, bello il tiro di Batshuayi, bello, Fabregas dalla bandierina. Vediamo adesso cosa succede con Fabregas, riesce a prenderla Martial, perde il pallone qui Ivanovic, Kail il tiro, di poco a lato, pericoloso il Chelsea. Allora, vediamo adesso cosa succede con Schneiderlin, il passaggio laterale per Mkhitaryan, ancora Schneiderlin, la vado a passare a Mkhitaryan, salgo su, in attacco, Mkhitaryan. Dai, vediamo di far salire un po' tutti. Mkhitaryan. Vediamo adesso con Fellaini. Cosa posso fare? In mezzo per Mkhitaryan. Rooney viene steso. Steso Rooney. Un altro calcio di rigore. E questa volta, ragazzi, questa volta non voglio farlo tirare a Rooney. Voglio farlo tirare a un certo Zlatan Ibrahimovic. Giallo per Kail. Riguardiamo bene il replay. Vi faccio vedere cosa è successo in questo episodio. Qui viene steso senza un domani. E allora andiamo a mettere Zlatan Ibrahimovic per affrontare Courtois. Concentrazione per Ibra. Tiro una bomba a Ibra e niente da fare, la parata di Courtois, di poco alla destra, ma riesce a prenderla con molta facilità e Ibra sbaglia il rigore. Attenzione perché qui rigore sbagliato, gol subito, è un attimo. Kanté, attenzione, Kanté il passaggio per Matic, ancora Kanté,
Kanté, il passaggio per John Terry, riesco a prendere il pallone con Schneiderlin, non ce la fa, la butta in mezzo, ma qua Kanté contro Rooney, Rooney contro Kanté, mamma mia che due torelli, che due torelli. Attenzione ancora, John Terry, John Terry per Ivanovic, Ivanovic qui sulla fascia di destra va a smarcare William per Costa che è appena entrato da... sì, Douglas Costa, che sto di... Douglas Costa sta al Bayern, questo è Diego Costa. Occhio perché qui c'è Kanté, il passaggio ancora, 1-2, Kanté, cioè si è scatenato, cioè si è scatenato, mamma mia, la traversa, l'ha parata ancora, mamma mia, rete, rete, fuori dalla rete, cioè non rete che ha fatto gol, mamma mia, beccato l'esterno della rete. Che pericolo questo Chelsea, è proprio scatenato, Antonio Conte li sta proprio tartassando questi qua del Chelsea. Hazard perde il pallone, Hazard sempre più in ombra, Fellaini, Fellaini numero per lui, la va a passare a Wayne Rooney, vedo il corridoio per Zlatan Ibrahimovic, Ibra contro tutti, Ibra contro tutta la difesa del Chelsea, riscarta tutti, Ibra, il passaggio per Rooney, il tiro, la parata di Courtois, 72esimo, siamo ancora in vantaggio. La butta in mezzo, Bailey non la prende, qua c'è Rooney, il cross in mezzo troppo sul portiere, la prende con facilità Courtois e la butta su, riesce a prenderla Pedrito che tra l'altro ha il numero 11 ma qui ha il numero 14, mannaggia al cavolo che è stato sostituito e via, pericolo del Chelsea con Fabregas. Vediamo adesso cosa succede qua, ripartiamo dal fondo, ma ragazzi io voglio a questo punto, voglio mettere qualcun altro. A questo punto direi che è arrivato il momento di Rashford, il baby fenomeno dello United al posto di Martial. E a questo punto inserirei anche Schweinsteiger, che potrà essere uno degli epurati dello United per far spazio a un certo Paul Pogba che è addirittura di arrivo. E vediamo adesso cosa succede. Schneiderlin, Schweinsteiger, subito errore per lui. Appena è entrato un errore di Schweinsteiger, ripartiamo con De Gea. Siamo al 78esimo minuto di gioco. Ibrahimovic, qua c'è il Chelsea con Pedro. Come diceva la Carrà, vabbè, intanto voi siete troppo piccoli, non sapete cosa sto dicendo. Va bene, ripartiamo qua con Bailey. Dai, così, perfetto. Schweinsteiger, un po' lento, ma passa un bel pallone. No, non passa un bel pallone. Ragazzi, mi spiace perché Schweinsteiger è forte e non so, è entrato col piglio sbagliato. Sarà perché ho detto che è un epurato. Allora, Ivanovic qui in mezzo. C'è Pedro che è ritornato qui dietro in difesa. Ivanovic per John Terry. Terry il passaggio per Oscar, numero 8 di questo Chelsea, potrebbe andarsene anche lui a breve, chissà. E riesco a prendere questo pallone molto bello di Schneiderlin, non ci arriva, Wayne Rooney se ci arrivava lì era libero, perché la difesa è diventata molto alta quella del Chelsea. Courtois, il passaggio per Ivanovic, chissà che è diventata una difesa 3. Chi lo sa, comunque in ogni caso c'è Pedrito, è il dritto, ma riesce a prendere questo bel pallone Rashford, ragazzi, benissimo Rashford, 1-2, ancora Rashford, il passaggio per Wayne Rooney, è da solo ragazzi, c'è Wayne Rooney, si avvicina, è dentro l'area di rigore, Wayne Rooney, il passaggio, non ce la fa, anzi, riesce a prenderla Rashford, ancora lui, sempre presente, occhio perché c'è Mkhitaryan, tiene incollato il pallone ai piedi, Mkhitaryan, sì. Vabbè, me la son tirata. Tiene il pallone incollato ai piedi. Sti gran cazzi perché l'ha perso. Kail, qua la difesa altissima. Kanté perde il pallone. Qua c'è il fallo di Schweinsteiger. E quindi al 90esimo, nei 3 minuti di recupero, riparte il Chelsea con questo calcio di punizione che potrebbero pareggiare. Speriamo di no. Vediamo adesso cosa fa Hazard in mezzo, colpo di testa, attenzione Pedro, la parata, pericolosissimo ragazzi, pericolosissimo questo Chelsea, pericolosissimo. Vediamo adesso cosa succede,
C'è il calcio d'angolo. Vedo Courtois qui. E quindi mi muovo subito. Dai, 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 dai. Subito, subito, subito. Il passaggio per Schweinsteiger. C'è ancora Courtois che non importa. Rashford, dai, che la tira. Vai, 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 vai. E rete. Rete del 4-2. Il gol di Rashford. Da praticamente poco più del centrocampo. Va a siglare il 4-2 e non voglio essere nei panni dei giocatori del Chelsea, perché ci sarà Antonio che starà bestemmiando in tutte le lingue, pure in russo, lo sente Abramovic. E va bene, 4-2 dello United. Vi rifaccio vedere questo replay con la palla che va al rallentatore, in questo replay al rallentatore in porta per il quarto gol dello United. Ma finiamo in bellezza, finiamo in bellezza questi minuti di gioco. Vi voglio ricordare che io vi aspetto nella pagina, è finita, vi aspetto nella pagina P Quadro, che sarete voi, sempre voi, a scegliere i match. E quindi ragazzi, bella lì, mettete un bel like al video se vi è piaciuto. Io vi aspetto alla prossima, ciao.